Io devo dire, attraversando il 68, io e credo un poco il gruppo, effettivamente il gruppo dell'avanguardia fu messo in crisi. Non so fino a che punto questo derivasse dal 68, si sommavano insieme molti elementi anche, come dire, di corrosione interna, tenendo conto poi che il gruppo era un gruppo nato corroso in un certo modo, cioè davvero dei compagni di strada che avevano dei problemi in comune, ma non una poetica comune o altro. Col senno di poi direi che quello che più mi colpisce ripensando a tutto questo, e credo qui di capire, non voglio anticipare il ruolo di colui che pone le domande, però credo di capire le simpatie di Moravia, cioè io mi sento molto parte di una generazione in qualche modo fredda, che quando parlava di disimpegno, io personalmente non ne parlavo, però se parlava di disimpegno era per togliere quel tanto di equivoco morale, caldo e metafisico che poteva essere collegato alla concezione tradizionale del borghese che si impegna e in quell'impegno porta tutta una carica esistenziale, viscerale, eccetera, che non è di fredda adesione politica. Credo che questo poi, almeno per quello che mi riguarda personalmente, era il modo in cui vivevo quest'epoca, tra virgolette, del disimpegno. Tant'è vero che per contro ero molto ideologico, cioè molto impegnato, tutto sommato. Il 68 l'ho sentito molto come un rigurgito romantico. Rigurgito romantico, cioè in fondo non avevo molta simpatia per questo tipo di contestazione. Direi che oggi, di cui comprendo naturalmente tutte le ragioni, eccetera, eccetera, ma come dire, sul versante negativo. Su quello che non volevano i ragazzi nel 68, questo li capisco, per l'amor di Dio, certo, avevano tutte le ragioni e qualcun altro in più. Però quello che mi pareva mancasse completamente era la possibilità di elaborare appunto una qualsiasi linea culturale, politica, letteraria anche per quello che riguardava quella che oggi si chiamerebbe l'ala creativa in sostanza. Non E mi penso. pare che noi stiamo vivendo un poco questo vuoto estremamente caldo, anzi diventato tanto più caldo proprio quanto più quello che è cominciato nel 68 era poi uno stato di ragazzi in rivolta, in sostanza.